Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Sonatok. Ragazzi, sto registrando questo gameplay di seguito alla conclusione della storia secondaria del DLC di One Piece Odyssey. Per chi ha seguito quel video sa benissimo che mi ero ripromesso di recuperare tutte le pagine del diario nascosto nel DLC. Mancavano purtroppo due, una a Dressrosa dove purtroppo l'avevo vista ma tagliando fra i vari gameplay mentre l'ho ascoltata. L'altra invece nel campo di Girasoli, dove c'è la battaglia finale contro Doflamingo, la storia principale, e contro Trafalgar Law nel DLC. Ragazzi, voglio recuperare queste pagine e leggere con voi gli elementi di lore che purtroppo ci siamo persi nella storia. Direttamente andrò fin lì, rivivendo tutto il DLC. Naturalmente, dato che le scelte multiple sono presenti, tenterò di fare la scelta diversa rispetto a quella che abbiamo già fatto. Giusto per vedere e magari anche mostrarvi, nel caso ci sia necessità, che sia una cosa bella, anche le strade alternative che ci siamo persi. Quindi ragazzi, non vedrete il mio viso, tranne nei momenti salienti, faremo una piccola accelerazione, direttamente questo sarà il video, credo, più breve del mio canale, che rimarrà nell'effettivo qui. Non sarà eliminato come quei giochi brutti che ogni tanto ci capitano e di cui faccio piccoli momenti e intermezzi di gameplay. Ragazzi, avviamo questa avventura e ci rivediamo o al lettore delle pagine o alla scoperta di qualcosa di misteriosamente interessante. Sì, eccoci al primo bivio. Per fortuna qui ci dà già qual è il capitolo che abbiamo selezionato, in modo tale che sappiamo rivivere nuovamente. Sarebbe stato anche possibile andare direttamente nel menu e vedere quale route avevamo preso, sia A o B, e in quel caso procedere. Quindi continuiamo per questa. E scopriamo cosa nell'effettivo c'è di diverso. Ah, oh, poveri intrusi. È orribile pensare che non abbiamo salvato però quel soldato invece, il fratello della ragazza che avevamo scoperto nel vicolo e appartenere ai rivoluzionari. Oh, interessante, qui c'è questa forma di reclutamento. Quindi questa strada è quella che ci permette di farci strada un po' più con la forza, non c'è una vera missione. Almeno, non sembra presente, ragazzi. Ho da notare anche questa piccola particolarità, e cioè che quasi sicuramente le pagine il diario sono sempre nei luoghi che dobbiamo visitare per forza, non nei luoghi che vengono visitati a seconda del percorso, ma nei luoghi comuni, quindi quasi sicuramente sempre vicino ai salvataggi, se no uno potrebbe perdersi una pagina o l'altra del diario. Re Crocodile, quanto suona male. Che sorribile. È stata davvero dura. Mi hanno dato anche un nome. Stessa ricompensa che ci ha dato per l'altra strada, ragazzi. Ok, da qua in poi la storia dovrebbe essere uguale, vero? Sì, è lo stesso, ragazzi. Perfetto, andiamo avanti, ci vediamo alla prossima scelta. E vedrò se battere Crocodile davvero interessa. Ragazzi, rieccoci. Gli uccelli navigatori ci ha portato in quella bellissima quest dove abbiamo ritrovato gli uccelli di quel signore che poi era il cattivo invece nella storia principale, uno dei pirati. Prendiamo informazioni invece. Non conosco nessuno di quelli che si palesano, sembrano ragazzi i vecchi cacciatori di taglie, o meglio, quelli che sono stati predati da noi.
Sì, buon'idea. Ok, lo Spice Beam. Interessante sempre come hanno deciso di eliminare in questo caso gli abitanti per permetterci di vivere in questa situazione diversa dalla storia principale, non sporcarla con quest inutili. Questi obiettivi completati così? Ci sono di più. Lo sapevamo. Grazie, Chopper. Vedo come questo possa aiutarci, ma ok. Mi chiedo perché, ragazzi, dopo tutto sono solo persone che vivono in un deserto e che vedono per la prima volta in vita loro un robot, un cyborg. Uso. Vediamo invece se stanno parlando con Robin. Voi immaginate, ragazzi, questi soldati che della Baroque Works hanno finto di essere soldati ufficiali dell'esercito più volte con i loro tatuaggi, ora ritrovarsi a essere davvero soldati. Vedo un po' difficile come cosa, perché chi si è in qualche modo unito alla Baroque Works, ok? Cercava un determinato tipo di vita, essere una specie di pirata o comunque riuscire a distruggere la nazione. Fa strano prendere il comando e diventare esercito. Grazie, Nami. Dimmi, invece... Non credo. Cosa è stata fatta? No, non sono persone che conosciamo. Sono i pervertiti. No, non sono tutte persone che abbiamo già scontrato, ragazzi. I modelli sono sempre quelli e quelli in questo gioco, semplicemente cambiano per i vestiti. Guardate, vecchi, alcuni di loro sembrano Mr. Pink o addirittura Mr. Five. Forse lo è. L'1, il 2, così velocemente, adesso. Quali saranno le condizioni di battaglia? Non semplice sconfiggerli? Salendo di livelli in una maniera impressionante, almeno ognuno di questi scontri mi porta a salire di un livello, e siamo molto vicino al 99 ormai. Non ci sarà la prossima volta.
Un macofono. Oi, coisa. Significa che oggetto è interessante? È un lumacofono. Ehi ragazzi, da qui la storia è uguale. Sì. Mattiamo Nico Robin. A dopo. Abbiamo deciso prima di esaminare la situazione e parlare con Nico Robin. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Non c'è bisogno di perdere tempo con lei. Come abbiamo visto, non capirebbe. Ci sarebbe uno scontro inutile. Quindi praticamente è la stessa cosa con la differenza che Nico Robin parla immediatamente del gigante che l'ha salvata. Caspita. E chi risponderà? Ok, la parte che abbiamo già visto ragazzi, salto. Saremmo stati accrediti quindi da loro. In realtà è molto più bella questa route, perché è come sarebbe dovuta andare la nostra, e cioè semplicemente convincendo Rico Robin e procedendo. Per quanto riguarda questi nemici li abbiamo già scontrati. Ok, tutto così. Ok, questa è la parte che abbiamo visto. E ora dovremmo decidere se andare direttamente a Lubarna. Qui ci siamo. Perché non prendere anche scelte diverse in questa situazione? Ero curioso nella prima run di scoprire come Lim avrebbe reagito se non fosse stata quella Lim che abbiamo cresciuto, quella Lim che si è divertita, quella Lim che ormai è cambiata. Se fosse rimasta la Lim degli inizi, come si sarebbe comportata? Lo sappiamo chi sarebbe ispirata, ma voglio leggere cosa dice. Quindi, per quanto mi dure il cuore farla sentire in questo modo, facciamo sì, proviamoci. Comunque, ragazzi, voi state vedendo piccoli estratti di un gameplay enorme. Ho appena battuto Crocodile. Tempo su tempo in questo DLC. Preoccupiamoci. Tutto qui? Strano, ragazzi, sono arrivato al fammi girato livello 99. Finalmente scoprirò se c'è altro qui. Tra l'altro, questo combattimento, quello di Kizaru, di doverlo sconfiggere per forza con barba bianca, era noioso. Ora, la scelta qui era una solo, bisognava per forza parlare con i carpentieri della Gallery Company. Era per forza con loro. Ok. Non abbiamo altra scelta in questo. Ragazzi, questo uomo familiare che è quel maledetto bandito, che però alla fine era comunque bravo. Bellissimo leggere uomo familiare. Ma questa volta mi dispiace, non andremo a salvare l'amato della signora. Quindi niente operai, ma raggiungeremo la casa, passando per i vicoli. Io voglio capire perché sono presenti i dugong combattenti, ragazzi. Mi aspetto grandi cose a questo capitolo. Sì. Di solito, quando si cerca di scappare da una strada secondaria, si incontrano sempre più persone. Ecco, i fratelli Bull, ecco come si chiamavano. Bulbro. Ecco chi dovremmo salvare allora. Perché familiare è un yakara, ragazzi, quindi esattamente quello che prova Brook per Lovon, suppongo. Considerarlo comunque uno della famiglia. Mi aiuteremo, ragazzi. Mi salveremo.
queste bellissime fanciulle. Ah, non ci fanno vivere la strada. Tra virgolette del luogo in cui vive Frankie, ragazzi. Ci fanno uscire esattamente dove avremmo combattuto con quei personaggi e dove li abbiamo combattuti l'altra volta. Questa è un po' triste come cosa, però suppongo che alla fine è quello che debba cambiare in questo capitolo, sia la parte finale, quella in cui appunto ci ritroviamo al gate diverso e in cui salveremo gli Yagara. Mi domando perché. Ma guardateli! Questa risponde tra l'altro, ragazzi, a una piccola domanda che mi ero fatto e che avevo anche esposto nel secondo video, se non ricordo male, di questa serie. Cioè, dove hanno messo i Bull? Guardate come gli hanno... mi viene da dire sti padi, ragazzi, perché non sembrano neanche portati qui delicatamente. È il truccio? Io con i combattenti. Sanji, potresti morire. Beh, ragazzi, partiamo dal presupposto che i dugonghi, quelli reali, non i dugonghi combattenti, sono di fatto sireniti. Nulla di questo è sbagliato. Sono sirene. Ci sta. Mi dispiace per te, Sanji, ma è così. Questi bellissimi sireniti ti amano, probabilmente anche perché l'abbiamo visti. Una volta che si affezionano ai personaggi, diventano degli amori. Scontriamoci con loro, ragazzi. Ok, scopriamo se si va oltre il livello 99. No, perfetto, quindi il 99 è l'ultimo livello. Cosa bella. Quindi Chopper. Ci accompagneranno loro, vero? E quando ci sono questi intermezzi, quindi, ragazzi, vuol dire che è finita la parte della strada secondaria che abbiamo scelto, che ricontinua nella parte principale. Bello, sono cambiati tantissimo loro in questa linea. Non è temporale, ma è di memoria. Eccoli! È perché noi li abbiamo battuti, ragazzi, e quindi si sono uniti a noi. Lo sapevo. Che bello, pensare che potevano unirsi tranquillamente alla nostra ciurma nel capitolo di Alabasta, ragazzi, dell'anime, dico. Cosa fantastica. Quindi cambiano i nemici che sono presenti. E si accede da quest'altra strada. Possiamo aiutare lui questa volta. Non gli amici di Frankie, ma lui. Sì, ce la farà, certo, ragazzi, ma l'aiutiamo, assolutamente. Stiamo per arrivare a Dressrosa, ragazzi, a recuperare il primo foglio che avevamo perso. Ora, facciamo di prima ancora un po' lim. No, no. Bruciarmi di non saper fare nulla. Ecco, questa cosa mi piace davvero poco. C'è un'interazione quando decidiamo di reagire. Ed è bello, perché appunto la nostra lim in qualche modo diventa felice, si ricarica. Però crociarsi mi sarebbe piaciuto anche un suo semplicemente esprimere il sentirsi questo peso dentro, questo buio attorno, letteralmente. Ora, recuperiamo questa pagina, ragazzi, perché è proprio qui. Dovrebbe essere poco prima della scelta, tra l'altro.
raccogliamo un po' di informazioni e evitiamo direttamente di procedere con tutte le scelte che in realtà non avrei voluto prendere. C'è da dire però, ragazzi, che se non altro il gioco è diventato un po' più facile con il livello che abbiamo raggiunto. Non riesco a eliminare i nemici in 3 turni, né mi sto impegnando per farlo. Probabilmente dovrei utilizzare tantissimi oggetti, aumentare la forza o magari l'attacco critico. Per ora non vale la pena, non ho motivo di farlo momentaneamente. Dovrei farlo per recuperare, suppongo, tutti gli achievement, ma è una cosa che farò in un secondo momento. Non mi va ora di annoiarvi e far durare ancora di più di quello che sta durando per me questo titolo. Come DLC intendo, ragazzi. Perché quello che per voi possono essere minuti, per me sono intere ore. Infatti, se vedete un cambio di luce, una mia faccia un po' più stanca tra un taglio e l'altro, sappiate insomma che è per questo. Non è perché il titolo mi sta annoiando o altro, semplicemente sono stanco dell'avanzare in un determinato modo. Ed ecco qui la pagina che eravamo perso. L'avevo vista quando eravamo andati a salvare. Leggeremo naturalmente, ragazzi, alla fine di questo intermezzo. Non è un segreto. Beh, noi sappiamo tutti, ragazzi, come sta a cantare. Sì, la cantante di fronte a tutti. Ecco che cos'è il segreto. E noi per questa singola pagina ci stiamo perdendo questa bellissima interazione. Caspita. Ok, prendiamo un'altra strada. Non preoccuparti. Andiamo. Allora, questa volta niente Zuen, ma raccogliamo queste informazioni. Voglio scoprire di chi sono queste gambe. Possono essere di cavallo pazzo. Non mi viene ora il nome, ragazzi. Cavendish dovrebbe essere. Perché sembravano degli stivali. Fortuna che si riporta la strada. Fermi, ragazzi. Avete letto? Cosa ci ha scritto? Ci ha scritto il finale L-O-A. Ci sono due finali. Fermi tutti. Allora, io qui, ragazzi, ho interrotto la registrazione per poter andare a recuperare che è uscito scritto. Voi lo vedete sicuramente in editing sin da prima, ma vi rendete conto? Qui dice finale L e finale A. Controlla gli obiettivi della tua avventura in promemoria Uisa. Selim, intrappolata in oscurità, effettuerà tutte le scelte corrette. Quindi mi state dicendo, così, tramite un piccolo, una piccola nota che è comparsa in caricamento, che questo gioco ha due finali. Il finale L era così bello, perché suppongo che sia L per Lim, ragazzi. Perché Lim era esattamente quello che avevamo detto noi, e cioè una ragazza che si era, che era cresciuta, che era diventata conscia di se stessa e del bene che gli altri le volevano, e di quello che naturalmente poteva dare. E per questo che era così calzante con le nostre scelte di gameplay. Non me l'aspettavo. Quindi a questo punto, se L suppongo che sia per Lim, basta per Adio. Può tornare Adio. Caspita, non mi sembra una cosa... cosa molto particolare, ragazzi, cioè metterla così. Mi hanno dato due finali del DLC. A questo punto, quali sono le scelte? Dovremmo controllare bene. Perché nelle parti del diario non c'è scritto nulla delle scelte, sono le scelte che ha preso in passato. Semplicemente quindi esiste positività e negatività? Noi ora stiamo facendo la strada della negatività. Ho fatto benissimo a cambiare, avere questa intuizione dettata più che altro da una voglia di scoprire nuove interazioni. Ma addirittura un finale non me l'aspettavo.
にいるかすぐに教えろ。どうしたんだサンジ。レベッカ、軽装の剣闘士。なるほど。I suoi indumenti erano minuscoli, è possibile. Gotto nara kono saki da. Rebecca-chan, ima iku! Sarebbe bellissimo se in questa alternativa nostra memoria Rebecca abbia dei vestiti lunghissimi che coprono tutto. Non lo farebbero, ragazzi, perché dovrebbero cambiare il modello del personaggio. Che peccato, però. Per quanto riguarda i finali, ragazzi, sono curiosissimo. Un ritorno di Adio non me lo aspetto, per quanto alla fine di One Piece Odyssey, storia normale, si lasciava più o meno all'immaginazione del giocatore un probabile ritorno con un piccolo filmato in CGI. Però ci starebbe con quello che ha detto Rita, cioè se solo quell'uomo capace di controllare il respiro divino fosse qui. Dim, che sarebbe più che altro Lim Bianca, ragazzi, Rita, suerte. Ha bloccato il respiro divino momentaneamente. Dio invece potrebbe controllarlo. Tutta questa storia è diventata incredibilmente noiosa, ormai voglio il finale. Ok, queste cose le sapevamo già. Cambia ciurma. E ragazzi, parliamo di Chopper. Sono sicuro che un vero dottore cambierebbe la situazione. E parla anche, ricordiamocelo. Scrive Sanji, come sei essere cattivo in questi momenti? C'è in ognuno di noi, ragazzi, una parte di Sanji. Prendo naturalmente quella parte che ammira in così tanta muto e grazia queste donne. Le divinità, intendo. Bene, sappiamo dov'è la libreria. Fatemi almeno liberare di Chopper, perché per camminare con lui è davvero presa ardua. Guardate, ragazzi, voi che non avete magari vissuto la storia principale, vedete quanto è lento cammina Chopper. Tra l'altro, non so se qui è presente, ma in un episodio di One Piece, ora non ricordo quale, credo World Seeker, se si prendeva il personaggio di Zoro, la mappa in basso a sinistra si oscurava. Bellissimo come piccolo easter egg. Metterò un piccolo estratto di quando giocai. Se no mettevo uno screenshot. Caspita. Akireta monda. Mettere con così tanta facilità. Aspetta di scoprire che ci sono due finali nel gioco. Nonostante questa situazione e nonostante tutto questo sia una memoria, quindi ragazzi non gli rimarrebbero neanche i soldi. Un tonno elefante, un pesce rarissimo. そんな。
丈夫か？おい、お前。Yeah, dimmi. No, ragazzi, è il cavallo pazzo. Questa storia sta diventando sempre più what the fuck. Tra l'altro, guardate quanto mi stanno facendo girare per trovare una semplice storia alternativa. E lo stesso lupo, ragazzi, hanno sfruttato questo. Questa mappa centimetro per centimetro. Sì. Oi. そうじゃない。 Ai ruffi. Potrebbe riempirsi di acqua di fontana e arrivare qui. Formerai diventerà per la seconda volta dopo Crocodile, ragazzi. Qua Luffy. Vi prego, mostratelo. Mostratelo. No. Ragazzi, mostrerò io in editing naturalmente un'immagine di Luffy acqua. Bellissimo. È così ancillescamente ignorante quel protagonista in quel momento. Ci credo che Crocodile la stava impazzendo, non capendo come uno come Luffy ha potuto batterlo in quella maniera. Tra l'altro con il buco che aveva sulla pancia. Bellissimo, ragazzi. Chi di voi si è perso, non ha mai visto One Piece, o si è perso la basta, la vado a recuperare. Dovrebbe esserci anche un film integrale, semplicemente con gli avvenimenti principali. Purtroppo si perde molto, però per chi non avesse tempo, dare un occhio. Dove potremmo incontrare Rebecca direttamente alla censura, invece di Zuen? Pervertito, ragazzi. Questo è il pervertito che avevo nominato nel primo episodio. それで闘技大会の最中のことでした。身軽な私は状況を知りたくて崩れたく。それで、それから、お、どうしたの？そこにいるのは誰だ？ 海軍の名にかけて混乱したこの。ゆっくり話を聞け。やるしか。 Sapevamo della presenza di Marine in quest'area, ragazzi. Battiamoli facilmente, oserei dire. Questa volta la difficoltà era di battere in 3 turni, ma abbiamo battuto in 2. Anzi, in 1 e mezzo. Ma sono cotto. Quindi comunque i nostri personaggi non hanno coscienza di quello che è successo, nonostante aver finito il DLC. Giustamente loro se ne sono andati, questa è la loro versione passata.
あれどちらへ？みんな急に私のことをゴッドと。おい、ゴッドが消えた。俺たちの指導者が。探せ、探すんだ。なんであいつ。あの人は予言をしたんだよ。ドン・キホーテファミリーは崩壊間違いないって。ドン・キホーテファミリーは崩壊。ただの聞きま。もちろん聞いた瞬間だが、隠れていたドン・キホーテ、そいつの持ってたデンデン虫にあの人の言っていたことは本当だ。聞き間違いでゴッドにされちゃう。non è un Franky 2.0 ragazzi, è un Hookshot 2.0. Fortunato, anzi forse più un Buggy. このメモの場所から。そうだな。黒いキューブをメモリアキ。よし、行こう。Ok, la storia continua naturalmente ora. Che bello! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Wow! L'abbiamo preso? No! Ma... Antoni? Ma... Oi, oi! No! Oh, sì, da... Nessuno deve giustamente toccare i suoi ricordi, ma lì può tranquillamente entrare nei nostri. Sì, ecco. Ci voleva proprio, ragazzi, tutte queste ricompense, tutte queste missioni. In realtà non poco niente di importante, ma ok, abbiamo le tue pagine di diario, le leggeremo presto. Battolo. In questo caso Rita viene a salvarci, però la vera differenza si vedrà probabilmente nelle fasi finali, dove Lim dovrà decidere cosa fare con il respiro divino. Qui c'è una scelta, vero? Sì. Deprimermi, perché non posso fare nulla da sola. In questo caso spero davvero che ci sia qualcuno in un certo punto della storia che ci faccia rinsanire. Magari proprio Adio, perché no? Ho una sua figura, memoria in questo caso. Si va a battere Nero, ragazzi. Penso che siano finite anche le scelte multiple. Ci vediamo, suppongo, dopo il boss finale. Ragazzi, all'inizio, come avevo prospettato nella fine del precedente episodio, l'idea era di fermarci poco prima di questo boss e vedere un po' le pagine, anzi il diario che avevamo sbloccato. Ma la verità è che sono troppo curioso di scoprire il finale. E dopo il finale potremo tranquillamente leggerle. Memoria, sì, agua forte. Però non è cambiato nulla, ragazzi. Lim ci ha salvato per uscire da memoria. Rita si sta occupando di lei. Dovrebbe cambiare da questo punto. Salvo che non ci stia sfuggendo qualcosa. Addio. Ci ha salvato anche in questa occasione, ragazzi, non è cambiato nulla. A quanto pare non ho sbloccato l'altro finale. Ora vediamo un po' qui nelle informazioni, negli obiettivi. Non c'entra
questo? Fuoco delle luci, no? Vede, sono obiettivi secondari. Cosa mi dipende questo finale misterioso? E ho completato tutto nel gioco, ragazzi. Combinati qualsiasi cosa. Andiamo un secondo qui. Andiamo a una festa. Controlliamo un po' il diario. Forse dopo aver completato il DLC bisogna andare avanti. No, non credo che sia così. Ci sono proprio due finali. Vediamo qui un secondo. Apriamo l'enciclopedia. Queste cose sono tutte cose che abbiamo già imparato a conoscere. Non c'è scritto nulla. Pandaropoli, la blu, Pisa, Hong Kong. Eccolo. Questo cubo si trova nel nucleo che controlla la torre celeste, ma quando il respiro divino ne ha assunto il comando, ha sottoposto le persone innumerevoli tragedie al solo scopo di osservarle. Il cubo lassico è anche responsabile delle guerre che colpirono l'antica isola del cielo di Wafford, provocandone la caduta in mare. Qui mi aspettavo qualcosina in più, sinceramente. Anche questo contenuto comunque è stato esplorato del tutto, quindi andiamo ora nelle storie. Dove sono le pagine del diario? Eccole. Ok ragazzi, mancava questa, la numero 5. Oggi Adio ha parlato di nuovo con quella strana creatura sulla spiaggia a sud. Ho cercato di coglierlo di sorpresa per spaventarlo, ma si è accorto subito di me. Sembra abbia gli occhi anche dietro la testa. L'animaletto che Adio teneva in mano si chiama Lumacofono. Credo che sia un animaletto. Mi ha spiegato che è molto comodo per tenersi aggiornati su quello che succede nel resto del mondo. Mi ha domandato se volessi lasciare l'isola, al che gli ho chiesto se per caso volesse che me ne andassi. Mi ha spiegato che non è un pirata e che quest'isola è casa sua. Poi, sorridendo, ha aggiunto che non devo preoccuparmi, perché non ha alcuna intenzione di andarsene. Perché dovrei preoccuparmi? Non mi importa quello che fa, ma senza di lui, chi riparerebbe i danni al ponte? E se dimenticassi come si preparano le ghirlande per la tomba, a chi chiederei? Se penso a una vita senza Adio, avverto un tuffo al cuore. Chissà cosa significa. Forse è qualcosa che non va. Ne parlerò con lui appena si sveglia. Che dolcezza, ragazzi, è letteralmente una ragazzina che vuoi stringere le guanciotte. Questa di Adio l'abbiamo già letta. E infine questa, l'ultimo. Sono davvero curioso di questo. Nelle visioni che condivide con me, la bambina vede un'enorme figura di spalle davanti a sé. Quindi le volge lo sguardo all'indietro, scorgendo due file di impronte sulla sabbia, una grande e una minuta. La fissa e torna a guardare avanti, verso la persona di prima. Dopo tanta solitudine, di nuovo qualcuno con cui parlare. Nelle sue visioni, quella persona c'è sempre. So ciò che prova, il suo sorriso gli ha scaldato il cuore. In questi due anni, lui non ha mai cacciato più dello stato necessario e non ha causato danni inutili, soprattutto è affezionata alla piccola e la protegge. O almeno così sembra. Sì, questo è il diario di Rita, o meglio, di Lina dagli occhi rossi. Ciononostante, non riesco a fidarmi di lui. Esplora e studia l'isola, esamina i colossi alla ricerca di tracce del respiro divino. Forse la bambina è taciturna perché teme che lui se ne vada una volta trovato ciò che sta cercando. Spero non la faccia soffrire, qualunque sia il suo obiettivo.
ci vorrebbe una bella interpretazione di sogni qui dal punto di vista psicologico, ma tralasciando questo, perché quelle che sono visioni suppongo che siano sogni per quanto riguarda Lim. Aspetta ragazzi, questo ci dimostra che la voce parlante che vedevamo, sentivamo, o meglio che Lim sentiva a inizio episodio principale, si preoccupava di lei davvero, parlava con lei. Tornando a quello che ho letto, cosa dovrebbe centrare la fine? Come dovrei andare avanti per il finale alternativo? Queste sono tutte storie, altre storie, non c'entrano niente. Negli obiettivi non c'è scritto niente. Gli elementi chiavi neanche. Sono semplicemente i cubi che abbiamo ottenuto. Ci sarà un modo, ragazzi, c'è per forza. Vado a rileggere quanto scritto in quella pagina che ci è comparsa durante il caricamento. Vediamo se riesco a venire a capo. Sì, rieccomi qui. Come vedete c'è stato un cambio di luce perché purtroppo si è fatto tardi, ma sono riuscito a completare nuovamente la run. Sono riuscito anche a fare qualche missione di queste, tipo battere Miuk per una in 4 turni, e sì, io non ho idea del perché non abbia sbloccato il secondo finale. Una cosa però mi è venuta in mente, forse non è per via delle scelte, ma esattamente come abbiamo visto in quella piccola pagina che è uscita durante i caricamenti, dovremmo leggere tutte le note. Quindi o due sono le opzioni che mi sono venute in mente, o il finale non si è sbloccato perché appunto non avevamo trovato tutte le note. Poi successivamente, dopo averle trovate, bisogna fare nuovamente il DLC per sbloccare il finale segreto, o almeno il finale 2 perché non è segreto, oppure non avevamo letto le note. Io stavo aspettando di leggerle con voi alla fine e non ero andato invece qui a leggerle, quindi probabilmente il gioco ha visto che avevamo sì preso le note ma non le avevamo lette e di conseguenza non ha sbloccato il finale. Ho letto tutto, ho preso tutte le note giustamente come avete visto, sconfiggo il boss finale, vediamo e scopriamo se succede qualcosa. Se non è così non sapremo cosa fare. Sì, è il momento della verità, finalmente. Avevamo indovinato, quindi bastava vedere tutte le pagine. E addio. Il frutto che clap. Quindi è un aiuto più che fisico. Però ragazzi, è una memoria. Lo sta richiamando, vero? Contenuto l'esplosione, ragazzi. Certo, nella storia principale poi gli ha sparato. Lui è venuto a salvarla. Era un cubo. Beh, questo spiega perché è venuto a salvarla, ragazzi. Perché la percezione che lei ha di Adio. Ok, non mi stupirei se finisse qui semplicemente il contenuto speciale, perché questa parte sembrava un po' tagliata. La parte in cui Lim ci salvava era un po' strana. All'improvviso arrivava lì e ci trovavamo semplicemente fuori. Sembrava appunto mancare un pezzo. Cosa bella. Devo dire la verità, è comunque un grande tuffo al cuore, ragazzi. È bellissimo vedere
Tiatio viene in aiuto di Lim. Vediamo cosa dice Urarita. Non nomina Dio semplicemente. Non è un vero finale alternativo, è una strada diversa per il finale. Sì, ragazzi, è uguale. Anche te. Bella ragazzi, ci sta. Ci sta e ne sono felice. Ecco, questo gioco esattamente come One Piece è cattivo. Questa bellissima sensazione quando all'improvviso ti introduce un personaggio, una piccola informazione che ti fa fare dei collegamenti mnemonici con qualcosa di vecchio. Il gioco gioca tantissimo appunto sulla nostalgia. Ed è bello per questo, per quanto allo stesso tempo diventa statico e vecchio per questo, ma caspita, bellissimo rivivere le avventure che hanno vissuto i nostri protagonisti. Sono felice anche di aver recuperato le pagine e soprattutto di aver scoperto questo bellissimo finale. Vediamo se ora, dopo i titoli di coda o comunque nella partenza, c'è qualche frase, un qualche cosa, magari anche un filmato che ci dice qualcos'altro. Me lo aspetto, Anche solo un dialogo fra le due Lim. No. Ecco ragazzi, praticamente noi avremmo già dovuto ottenere questo finale se non fosse per aver letto quelle pagine. Se avessimo letto quelle pagine, saremmo arrivati naturalmente direttamente qui. Guardate, finisce nella casa di Adio, giustamente. E questo, tra l'altro, finalmente spiega tutto quello che è successo, perché avete visto ragazzi, c'era Adio lì che era tornato, ed ecco il video in cui finiva la storia principale di One Piece. Ragazzi, non mi perdo in altre parole, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo che credo sarà un mini video. Io ho una registrazione di 4 ore qui più o meno, ma tagliata dovrebbe essere davvero un video minuscolo, visto che voi vedrete semplicemente le parti alternative. Non vedrete i combattimenti e il finale speciale. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. È davvero... Il One Piece esiste. Questi sono i brividi di cui parlo. Perfetto.